saluto a tutto il team di AndroidWorld.it. Siamo allo stand HP, quello che abbiamo davanti a noi è il nuovissimo Slate 7. HP quindi ritorna su Android. Questo è uno smartphone, ovviamente dal nome l'avrete già intuito, tablet da 7 pollici con risoluzione 1024x600 pixel. Lo schermo è un classico TFT, quindi nessuna novità al riguardo. 8 GB di memoria interna espandibili tramite microSD, 1 GB di RAM, non è presente connettività 3G, fotocamera da 3 megapixel e 15 senza LED flash, fotocamera frontale qua sopra VGA, processore è un Cortex A9 dual core da 1.6 GHz, non ho specificato bene quale sia il produttore. Android è alla versione 4.1.2 Jelly Bean. Guardiamolo un attimo, bilanciere del volume sul lato destro, sopra abbiamo il tasto di accensione, le viti a vista, lo slot per la microSD, il jack audio da 3.5, il lato sinistro completamente pulito, sotto doppio speaker e porta microSD. Il sistema, abbiamo detto, è Jelly Bean, è praticamente immutato. L'unica applicazione che abbiamo trovato è quella per il supporto alla stampa, quindi il printer control, che ovviamente permette di utilizzare, eccola qua, forse è meglio se direttamente in fiera non andiamo a stampargli qualche cosa. Comunque l'applicativo è molto semplice, è riconosciuto tramite la stessa rete wireless la stampante disponibile e quindi siamo già pronti a stampare. Il sistema è relativamente reattivo, dall'idea comunque di essere un prodotto abbastanza economico, ma comunque alla fine è anche economico al consumatore finale, quindi parliamo di 129 euro, quindi un prodotto sicuramente diciamo arrivabile per moltissimi utenti. Un saluto a tutti dal team AndroidWorld.it.